Dai muri in rovina, i manifesti dei partiti chiamano il nome della libertà. Oggi, primo giorno delle elezioni amministrative. In questi paesi, che furono devastati dalla guerra, una calma animazione. Davanti ai seggi si attende e si discute nel rispetto delle opinioni di ognuno. Oggi per la prima volta le donne italiane si recano a votare. Dalla vecchietta ottantenne, dalle più umili donne del popolo alle monache, tutte sentiamo questo nuovo dovere che ci fa partecipi integralmente della nostra rinata democrazia.